Salve ragazzi, oggi per Transformers Italia completiamo il nostro percorso con il Mastermind Creation Ferrarex e vediamo la recensione del sesto elemento aggiuntivo, ovvero il Felisaber. Al solito, box molto bello, con la grafica 3D, con render 3D del personaggio, a vetrina, quindi con un lato con una litografia del personaggio. Sicuramente Mastermind sa come fare le scatole e come rendere con la grafica accattivante per gli amanti del genere. E sul retro, ovviamente, le sei tipi di, diciamo, trasformazioni, o insomma l'alt mod, il robot mod e la modalità combinata con Ferrarex. Ok, a questo punto, diciamo, nel box abbiamo alcuni accessori oltre al personaggio. Vengono allegati questi piccoli supporti in silicone per aumentare la stabilità del piede di Rex. Quindi questi piccoli neri supporti in silicone neri vanno messi sotto al piede e queste specie di sfere di silicone vanno messe qui. Personalmente il mio non ha di questi problemi, quindi non credo che li utilizzerò. E vengono dati anche in omaggio queste due teste nuove per Fortis e Bovis. Semplicemente con un'espressione cambiata e gli zoccoli di Bovis, che nell'originale aveva la gamba nera e lo zoccolo, scusate, la gamba rossa e lo zoccolo nero. In questo caso, se volete, potete fare la gamba rossa della modalità bestia e lo zoccolo rosso, quindi fare rosso su rosso in modo da farla assomigliare più al G1. Personalmente a me il gamba nera, gamba rossa, zoccolo nero non disturba più di tanto. Bene, a questo punto facciamo entrare il protagonista della videorecensione ed eccolo qui. Ecco a voi, Felisaber. Ok, eccoci qua. Allora, sicuramente già il disegno era bello, a me il mold di Tigris, in generale della tigre, quindi il mold di Rampage è sempre piaciuto, è il mio Feralcon preferito. Però secondo me con questa colorazione e con questo mold guadagna veramente tanto. Credo che molto sia dovuto al fatto soprattutto della la testa dello smilodonte, che è più meno larga, è più feliniforme, e la colorazione sicuramente questo grigio e questo giallo danno tutta un'altra impressione al mold. Diciamo, se lo comprate per tenerlo come un personaggio singolo, va benissimo anche. È perfetto anche come personaggio singolo. Se non avete preso Ferrarex, se siete un amante, sicuramente è un omaggio al G1 di Cattilla. Quindi, diciamo, il Decepticon poi è passato agli Autobot. Quindi, praticamente potete prenderlo. Io credo, vediamo se riusciamo a zoomare sul viso. Il viso è sicuramente una chicca molto molto bella, a me piace molto. E vediamo con che accessori viene accompagnato. Allora, sicuramente c'è la sua pistolina. Non ha nessun'arma anche qua, solito difetto un attimo per farlo entrare nelle mani ho sempre un po' di difficoltà a far entrare le armi nelle mani dei Ferralcons dell'MMC. E soprattutto viene accompagnata da questo elmo Pretender, che richiama ovviamente la sua origine del personaggio. All'inizio non era previsto ed adesso è stato fatto. Diciamo, in modalità robot, l'elmo si può inserire qui sotto in questo foro dell'artiglio e fare diciamo, per scimmiottare una specie di arma, una specie di artiglio aggiuntivo. Quello qua lo potete mettere in questa modalità, quindi come se stesse come uno scudo, oppure è possibile tirare in avanti gli artigli e farlo diventare, diciamo, tirare in avanti i denti a sciabola e farlo diventare una specie di
di arma bianca, insomma. Ovviamente, come al solito, tutti i personaggi del Ferrarex sono tutti personaggi snodatissimi, quindi possiamo fargli assumere qualsiasi cosa dinamica che vogliamo o preferiamo. Tutte le articolazioni ci sono: gomito, spalle, braccia, bacino, doppio, in questo particolare mold, doppio bacino, quindi c'è anche il crunch degli addominali. Diciamo, personalmente è un bel mold anche da tenere così. Diciamo, se lo volete acquistare perché vi piace il personaggio e non avete preso i Feralcons, lo potete prendere. Certo, il prezzo è un po' alto per un singolo personaggio. Doveva essere all'inizio listato a 75 dollari, è stato listato alla fine a 95. E credo che l'aggiunta dei vari elmetti, del vario elmetto, dei vari extra accessori per il Predacon, per il Ferrarex, sicuramente ha inciso sul prezzo. Meglio, credo seriamente che hanno deciso di alzare il prezzo e per giustificare la cosa hanno aggiunto questi piccoli particolari. Fondamentalmente avrei preferito che rimanesse 75 dollari senza gli zoccoletti rossi e questo elmetto. Questo è il metodo del pretender. Ok, veniamo velocemente alla trasformazione. Tanto l'abbiamo già vista con Tigris, quindi non dobbiamo seguire pedissequamente. Non devo mostrarvi più pedissequamente tutti i passaggi. Iniziamo con le gambe, quindi al solito ruotiamo subito i piedi, ruotiamo i paracosci, li inseriamo negli appositi perni e ruotiamo di 90 gradi la gamba dentro la coscia. Ricordiamoci, tiriamo fuori la coda e spostiamo le ginocchiere. Quando a questo punto andiamo a chiudere sul retro, spostiamo le ginocchiere e le inseriamo in questi le facciamo entrare in questi perni. E a questo punto chiudiamo anche i piedi sopra a bloccare il tutto. A questo punto possiamo unire la parte bassa e abbiamo finito con il retro. Ovviamente per far uscire le gambe del felino dobbiamo alzare queste specie di protezioni. Ecco qui, sfilare la gamba, ruotarla e semplicemente srotolarla dall'interno. Ecco fatto. Punta la gamba, ruotiamo la zampa e chiudiamo il perno. Stessa cosa con quest'altra gamba, la facciamo uscire, ruotiamo, spingiamo fuori tutta la gamba. La estraiamo e ruotiamo il piede e richiudiamo. Ecco fatto. Ok, parte superiore, semplicemente chiudiamo la testa in questa maniera, anzi, ruotiamo la testa dello smilodonte e spingiamo in avanti la parte del petto. Allora, purtroppo è l'unica cosa che non piace di questo mold, non piaceva neanche sulla tigre, forse con lui è più accentuato, questo sicuramente è dovuto al fatto della testa più piccola del felino, è che sicuramente o si vede questo foro qui o purtroppo si vede la testa del robot sotto. Ovviamente ruotiamo il bacino di 180 gradi in modo da comunque mettere la parte del crunch addominale in basso in modo da poter dare maggiore flessibilità al felino. Stessa cosa per le braccia, qua è più semplice, dobbiamo semplicemente ruotare, separiamo l'artiglio e chiudiamo.
Qua vi ricordate il doppio meccanismo all'interno che permette alla spalla di andare indietro e di scendere verso il basso, quindi in questo caso per questa modalità lo spingiamo solo indietro. Quindi qua spingiamo indietro, ecco fatto, e stessa cosa, prendiamo il pugno e lo inseriamo all'interno. Sicuramente allora lo smilodonte che ne esce fuori è bello, anche in questa modalità non è niente male. Diciamo possiamo cercare di trovare una via di mezzo tra il foro qui e la testa sotto alzando leggermente la testa. Io credo che il particolare della testa robotica è sicuramente molto 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 bello, come vedete. Lo trovo incredibile. Come al solito MMC ha fatto degli ottimi disegni per la modalità bestiale. A questo punto possiamo prendere gli accessori. La pistola può essere tranquillamente inserita sul lato destro o sinistro, quindi che preferiamo. Oppure anche no, sul retro no, effettivamente non si può mettere, me lo sono scordato perché anche qua a volte mi scordo, pensavo anche su Tigris, credevo che qui si potessero mettere le armi, non si possono fare, in caso si può mettere se vogliamo sotto la pancia in questa maniera. E se vogliamo a questo punto possiamo prendere l'elmetto Headmaster, rimettiamo in posizione i denti e lo schiacciamo sulla testa. Effettivamente tutt'altra testa, dà sicuramente un bellissimo effetto, richiama in maniera incredibile il Pretender G1 Classics, diciamo una bella aggiunta. Comunque alla fine è sicuramente un'aggiunta molto carina, molto articolato, possiamo cambiare anche questa specie di cresta. Diciamo, anche la cresta è articolata, quindi possiamo mettere tutte le posizioni che vogliamo. E sicuramente, diciamo, credo che questo accessorio è stato fatto oltre per cita come citazione anche per aiutare, diciamo, a togliere questo piccolo difetto della cresta. A questo punto, vediamo un attimo la sorpresa. La sorpresa, ovviamente, è mentre Rampage al suo interno è una specie di bomba. Qui viene dato come personaggio in omaggio il pinguino robotico tipico diciamo, il logo della Mastermind Creation. Molto carino, effettivamente ha come vedete, le pinne sono mobili. Guardate, è veramente piccolino. Vediamo un attimo se riusciamo a zoomarlo, a metterlo a fuoco. Molto molto piccolino, però ha sia le piume che non le zampette mobili, quindi possiamo dargli tutte le posizioni che vogliamo. Diciamo abbiamo questa specie di piccolo compagno Brain Master o Power Master o che vogliamo. Sicuramente una citazione molto molto carina. A questo punto lo reinseriamo qua all'interno come un pilota. Ecco fatto. Allora, passiamo a sicuramente la modalità che volete vedere più, quindi la modalità braccio. Per trasformarlo, semplicemente togliamo la pistola, togliamo per ora l'elmo Pretender. Ovviamente in questa modalità potete lasciarlo l'elmo, è completamente a vostro gusto, quindi richiudiamo la coda. La reinseriamo all'interno, quindi separiamo un attimo le gambe. Ecco qui, dobbiamo richiudere ovviamente le gambe, quindi alziamo, ruotiamo sempre al solito il piede, reinseriamo tutto dentro, ruotiamo e chiudiamo il blocco. Poi soprattutto è interessante notare come come nel fumetto che viene allegato, mentre la colorazione
di Felis Haber in modalità robotica è come questa. In modalità braccio, invece, stranamente swappano i colori della gamba, ovvero lo troverete disegnato nel fumetto con l'interno delle cosce gialle e invece questa parte nera. Non ho capito perché, forse evidentemente all'inizio c'era stata qualche idea di fare una colorazione differente, però va bene così, insomma. A questo punto ruotiamo sempre qui e ruotiamo la testa. Qua c'è il solito problema che se lo mettiamo così la testa è in vista. Mentre invece possiamo tranquillamente, ad esempio, ruotarlo così, inserirlo così e cercare di coprire la testa in parte con questo sistema, oppure fare ruotarla così e metterla qui in modo da coprirlo. Realmente se mettiamo l'elmetto Target Master, scusate, Target Master, se mettiamo l'elmetto Pretender, tutta questa parte viene coperta e quindi non c'è più questo problema. Ok, ora vediamo invece qui alle spalle. La posizione giusta è sempre questa, ricordate, dobbiamo cercare di mettere questo pezzo a 90 gradi in modo che queste slitte si inseriscano dentro questi altri due tab e cercare di infilare tutto in questo mini tab che è qui dentro. Vi ricordo che a questo punto viene in aiuto il doppio, dovete conoscerlo perché viene il doppio engine, quindi dobbiamo spingere tutta questa parte di nuovo in avanti e in alto, in questo caso in alto, inserirlo continuare a spingere finché non riusciamo a trovare la posizione giusta per il perno. Quindi diciamo questa non è la parte più semplice forse potevano usare un differente tipo di ingegneria, perché questa è veramente una parte un po' estenuante per tutti quanti. Soprattutto perché deve essere tutto allineato e c'è questa piccola difficoltà con questo meccanismo all'interno della spalla finché non si trova il punto giusto. Comunque, non appena lo troverete, sentirete un classico e rassicurante clack. Stessa cosa sull'altra spalla, quindi la tiriamo in avanti, la tiriamo in alto e la spingiamo in avanti il più possibile. Quantomeno per portarci avanti il lavoro, che qua ruotiamo il braccio di 90 gradi, cerchiamo di inserirlo già in questi tab e cerchiamo di allinearlo. E cerchiamo di allinearlo e di farlo entrare nell'apposito perno. Ora, ovviamente, come vedete, diciamo quest'altra ci dà un minimo di allineamento, quindi dobbiamo continuare a spingerla in avanti. Oltre, diciamo, non è la cosa più facile del mondo. Ecco fatto. Ecco qui, a questo punto gli artigli potete metterli in questa maniera oppure ruotarli, insomma. Ecco qua, Felis Haber in modalità braccio. A questo punto direi che è il caso di far entrare il re. Oh. Salutiamo Ferrarex in tutta la sua potenza e ora alziamo un attimo visto che ci interessa la parte superiore. Eccolo qui. Allora, particolare veloce, tanto l'avete capito quando vi parlavo degli zoccoli di Fortis, intendevo questi zoccoli, come vedete, gamba rossa su zoccolo nero. Personalmente non sento neanche troppo l'esigenza di doverlo cambiare. Ok, veniamo a noi. Ovviamente sfiliamo Talon
sfiliamo anche le ali. Ora, questo secondo me prendiamo Talon, separiamo, prendiamo il pugno, ovviamente separiamo anche qui e inseriamo il pugno all'interno, chiudiamo. La pistola di Ferrarex possiamo prendere la pistola di Ferisaber e inserirla qui, e tutto il blocco si inserisce sempre qui all'indietro, come per Talon. Bene, ecco fatto, a posto. Allora, diciamo ok, e lo inseriamo. Ok, ecco fatto. Ok. Bene. Allora, come vedete, già questa, diciamo, questa combinazione fa diventare Ferrarex sicuramente più largo, proprio per una questione di larghezza delle braccia, e dà una maggiore colorazione, diciamo, simmetrica, visto che qua abbiamo rosso e arancione, qui rosso e arancione, e qua ovviamente giallo e giallo e nero con parecchi inserti. Veniamo a Talon. Talon lo dobbiamo schiacciare così, ruotarlo in questa maniera e chiudere la coda. Scusate. E chiudere la coda sulle, sui piedi, in modo che diventi un blocco unico che non si possa muovere. Apriamo il suo torace, estraiamo il perno di connessione, richiudiamo e rimontiamo le ali. Scusate ragazzi, sapete quanto sono larghe? Ecco qui. E ora semplicemente dobbiamo inserire Talon all'indietro, proprio come uno zaino. Ecco qui. Eccoci qua. Allora, questa è la modalità completa, o quella che viene chiamata nel manuale il Perfect Mod di Ferrarex. Ovviamente abbiamo anche la spada. La spada in questa modalità si divide in due leggermente più piccole lame doppie, che possono essere ovviamente inserite da, usate da il nostro Ferrarex. Allora, diciamo, questa è la modalità del Perfect Mod. Allora, il Perfect Mod sicuramente aumenta la, come direbbe qualcuno, diciamo, la possanza di Ferrarex. Però io ho ancora dei grossi dubbi su questa modalità, semplicemente per il fatto che, per quanto sia carina l'idea di un sesto componente e tutto, secondo me sacrifica troppo Talon, che comunque è un buon modello, è un bel modello, appiccandolo dietro al, come zaino, praticamente lo sacrifica in maniera totale, perché come vedete si vedono lo stesso sempre le solite ali, ma di Talon non si vede niente. Al massimo dobbiamo prenderlo e ruotarlo per capire che dietro c'è il personaggio, però come vedete, diciamo, non piace, sembra veramente attaccato posticcio, sembra un grosso zainotto attaccato dietro. Quindi non saprei che consigliarvi. Diciamo, secondo me, se viene preso per essere messo
in maniera singola, è un bel modello. Può essere preso per completare il Ferrarex, ma a costo di sacrificare un altro membro che secondo me così sparisce completamente perché viene completamente messo completamente oscurato. Diciamo, ho alcuni miei dubbi su questa modalità combinata a 6. Sicuramente può piacere, ma direi che se lo prendete, prendetelo per completare il team, prendetelo per completismo, prendetelo perché è un bel modello. Però no, per ora modalità A6 non riesce a convincermi fino in fondo, ma magari a voi vi piace, ora proverò a tenerlo combinato così, esposto così, vediamo se sono quei Transformer che io chiamo con ritardo, cioè che all'inizio non convincono, poi col tempo e guardandoli invece convincono sempre di più. Un grazie a tutti ragazzi e alla prossima recensione qui sul canale di YouTube di Transformers Italia.